Oh, benissimo, speriamo di poter, come dire, caricare questo video perché negli ultimi, cioè questa settimana, ho prodotto ben poco, ho dovuto saltare diversi giorni, non solo a causa degli impegni familiari, diciamo, perché appunto io ribadisco sempre che ho degli impegni, perché ho una difficile situazione in famiglia. E non chiedetemi di più, ho già accennato la cosa, no? Perché c'è stato uno che di recente mi ha messo un fastidioso commento, no? E uno che col pretesto di volermi conoscere e capire meglio, in realtà voleva solo curiosare, no? Dice, ho capito dai tuoi video che vivi ancora con i tuoi genitori, che hai o non o avevi un lavoro. Scusa se ti faccio queste domande, è solo, non è per voler giudicare che, ma è solo per curiosità, no? Cioè, questo qui è partito proprio col piede sbagliato. E allora, siccome la cosa mi ha parecchio infastidito, l'ho mandato gentilmente a cagare. No, ma per dire, per non dover ricevere altri commenti di questo tipo, no? Di gente che è curiosa e sotto sotto giudica il fatto che io devo convivere con i miei genitori, non perché io ho bisogno dei miei genitori, ma perché i miei genitori hanno bisogno di me, no? Ecco, e l'ho detto, l'ho ribadito, evidentemente molti non l'hanno ancora capito, o qualcuno non l'ha ancora capito, se ricevo ancora commenti di questo tipo, non ne avevo già ricevuti in passato molto tempo fa, ai tempi di Biglino, ma comunque io ribadisco che ho una difficile situazione in famiglia e non posso essere sempre qui, no? E poi questo cretino qua ha anche detto, ho capito che stai molto su questa piattaforma, col cazzo, io ci sto 20 minuti, 20 minuti per fare il video e poi vabbè, lo faccio caricare, poi vado a fare altre robe, ritorno per finire di caricare il video, basta là, per il resto il lavoro che faccio al computer è di tutt'altro tipo, no? Io non mi occupo più di tanto di questo canale, altrimenti se avessi modo, tempo, soldi, vi farei di quei video con tanto di effetti speciali. In molti più iscritti, non ho tempo per stare dietro a questo canale, di conseguenza capita spesso che salto le giornate, no? 20 minuti non sono tanti, e al giorno per fare questo lavoro non sono tanti. Allora ero rimasto l'ultima volta all'articolo 32, che non avevo finito di trattare. E dunque, ripeto il testo: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. E qui vabbè, lo trattiamo dopo. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti del rispetto della persona umana. Allora, da notare una certa ambiguità di uno dei capoversi, no? Cioè, all'inizio non si dice la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Quindi avere cure mediche è un diritto dell'individuo, così come anche avere la salute tutelata dallo Stato, no? Che non significa, cioè la salute è un bene di tutti, sia dei sani che dei malati, no? Cioè i malati non ce l'hanno e desiderano riacquistarla. E le persone che sono in salute desiderano conservarla. Di conseguenza, questo articolo non riguarda solo i malati in ospedale, ma riguarda anche le persone, tutti, no?
persone che si trovano a lavorare, a vivere nelle proprie case e che non devono essere esposti a pericoli per la propria salute. Quindi, cioè, ci devono essere dei servizi igienici efficienti, non ci deve essere inquinamento di aria, acqua, terra, cibi e via dicendo, o di sostanze che vengano usate senza precauzioni, no? E poi anche diciamo, pulizia e igiene dovunque la persona si trovi ad agire, in modo che non si becchi qualche malattia, non si scatenino epidemie, cioè il diritto alla salute va al di là degli ospedali, no? Il diritto alla salute coinvolge tutta la nostra esistenza, perché tutta la nostra esistenza è più o meno tesa a mantenere la salute. C'è poco da fare, lo stesso atto di lavarsi ogni giorno, di pulirsi, di buttare i rifiuti, di evitare di toccare sostanze velenose, di mettere delle difese contro i topi e gli scarafaggi, sono tutti atti tesi a proteggere la nostra salute. Ecco, di conseguenza lo Stato non solo deve impegnarsi a tutelare i malati, a dargli un servizio sanitario efficiente, ma anche deve preoccuparsi di far sì che le persone in buona salute restino tali, no? Ecco, lì quanto lo Stato abbia saputo fare questo, lì c'è molto da discutere, perché innanzitutto tutte le varie forme di inquinamento che subiamo dimostrano, insomma, che lo Stato non è capace di proteggere la salute dei cittadini. Cioè, il fatto che, non so, ci siano discariche a cielo aperto che diffondono i loro miasmi, cioè, sappiamo tutto quello che è successo a Napoli, no? Tutto quello che è successo a Napoli è, come dire, è stato proprio uno schiaffo, uno sputo in faccia all'articolo 32, perché la gestione dei rifiuti è il primo modo in cui lo Stato deve proteggere la salute dell'intera popolazione, dello stesso ambiente, no? E di conseguenza anche dell'intera popolazione. Poi, passando invece proprio allo specifico delle cure ai pazienti, no? Garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. E qui, cioè, se non per disposizione di legge, cioè ci sono delle leggi che cioè, questo capoverso è estremamente ambiguo, no? Cioè, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, a parte quando ci sono delle leggi che lo obbligano a subire quel trattamento sanitario. Di conseguenza, io posso fare tutte le leggi che voglio, a rigor di logica, no? Teoricamente, per togliere questa libertà al paziente. Perché, scusate, cioè, una cosa è proibita fino a quando la legge non dice che è consentita. E non c'è nessun ostacolo per far sì per fare queste leggi. Cioè, se notate, è autocontraddittorio. È un articolo che, così stringato, così generico, diventa assolutamente privo di senso. Poi non si capisce quali sarebbero le disposizioni di legge per cui, cioè non si sa, per cui bisognerebbe impedire al paziente di rifiutare le cure mediche. Cioè, non so, forse nel caso di persone che non sono in grado di intendere e di volere, per esempio. O nel caso che un individuo
possa essere focolaio di un'epidemia, nel senso che nel caso di un'epidemia, ovviamente, i malati non potrebbero, cioè se scoppia la peste, caso improbabile perché oggigiorno peste, insomma, le epidemie di peste sono estremamente improbabili. Mettiamo, ritorna la spagnola, ecco, no? E rifiutare, muoiono milioni di persone, rifiutare le cure alla spagnola potrebbe, insomma, ecco, magari appunto potrebbe saltare fare una legge in caso di epidemie, i malati devono essere curati di grifo o di raffa. Questo è, potrebbe essere, ma allora se cioè, io riesco a immaginare solo due situazioni del genere, forse un avvocato mi descriverebbe altre situazioni, no? Ma allora specificalo, perché così è veramente troppo ambiguo. Dunque, la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. E lì, insomma, anche lì è così generico che sì, qual è il rispetto della persona umana? Beh, quello si fonda semplicemente sui valori e modi di comportamento che la nostra società ci insegna, cioè la nostra educazione ricevuta fin da bambini su cosa significa rispettare l'altro, no? Rispetto della persona umana non è una cosa che può insegnare la legge, è una cosa che appunto viene dalla morale sociale, familiare. E ci viene insegnata fin da bambini, no? E di conseguenza si fonda sulle abitudini, sui costumi di gente. In questo caso, appunto, è così generica la cosa da apparire molto astratta. Comunque, allora, abbiamo visto che anche l'articolo 32 ha delle ambiguità, delle imprecisioni che andrebbero risolte, no? Pare che, non dico che nessun articolo si salva, ma la maggior parte andrebbero rivisti, no? Fermo restando che io non voglio fare nessuna costituente. Sto semplicemente discutendo sulle nostre leggi. Sto affrontando politicamente, siccome la playlist ha come argomento oh mamma mia, ecco la piccola che arriva, ecco fra poco vedrete la codina, immagino, siccome la playlist tratta di argomenti politici e in Italia la base della politica parte dalla Costituzione, noi analizzando la Costituzione analizziamo i problemi politici che riguardano il nostro paese, no? Non nel modo in cui lo fanno i politici, cioè ciacolando dei cazzi loro, ma parlando dei problemi di noi cittadini, dei nostri problemi che possiamo incontrare noi o che abbiamo di fatto noi. Allora, passando dall'articolo 32 all'articolo 33, questo è interessante, no? Nel senso che più sbarazzino forse, cioè ci sono argomenti più variegati, infatti è anche più lungo. Lo leggo per intero. L'arte e la scienza sono liberi, sono libere e libero ne è l'insegnamento. No comment. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole,
o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi a ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Allora vediamo che l'articolo 33 riguarda specificamente la scuola e sembra dare parecchio spazio nel testo alle scuole private, no? Come comincia l'articolo, no? All'inizio sembra che voglia parlare della libertà di pensiero e di espressione. In realtà l'argomento è un altro, è la libertà della scuola. No, perché dice l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Cioè si dice che l'arte e la scienza sono libere, no? Poi bisogna vedere in che misura sono libere, soprattutto l'arte, no? La scienza, sì, è libera nel senso che può fare le ricerche, poi bisogna vedere se riesce a far accettare i suoi risultati, quello è un altro discorso, comunque non riguarda la Costituzione, no? L'arte, sì, l'arte è libera fino a un certo punto, nel senso che se fai certe opere d'arte puoi suscitare un sentimento negativo da parte anche di parecchia gente, no? Per cui alla fine ti vedi la tua opera d'arte censurata perché ha dato fastidio a troppa gente, no? Quindi dire che l'arte è libera fino a quando non c'è troppa gente che si offende. Ecco. Ma questo, in fin dei conti, non è l'argomento principale di questo articolo, no? È l'insegnamento. L'insegnamento, appunto, che è insegnamento di arte e scienza, fondamentalmente. A dire il vero, cioè, in Italia perlomeno, per arte ovviamente non si intende solo la pittura, no? Perché c'è gente che, non so, ho l'impressione che quando si parla di arti, la gente intenda le arti figurative. In realtà il concetto di arte, che in origine significava più che altro tecnica, tutte le forme di tecnica di qualsiasi tipo, quindi di arte e di artigianato, no? Ecco, questo sarebbe stato il vero significato dell'arte e penso che sia anche il significato che dobbiamo attribuirgli qui nella Costituzione. Arte proprio nel senso più generale del termine, quindi le otto arti principali, cioè pittura, scultura, musica, danza, teatro, poesia e narrativa. Narrativa e poesia, cinema è l'ottava, non me la ricordo più, cioè non so neanche, forse poesia e narrativa sono due arti diverse, ecco per cui arriviamo a 8. Oltre a queste poi ci sono tutte le forme di artigianato che poi conducono i mestieri, no? Quindi l'oreficeria, la gastronomia, la profumeria, l'arte vetraia e via dicendo, no? Cioè tutte le varie forme di artigianato, cosiddette arti minori. E la scienza poi anche lì probabilmente si intende in senso più ampio, no? Cioè non solo le scienze, perché noi quando intendiamo scienza normalmente intendiamo le scienze naturalistiche, non è esattamente così. Oltre alle scienze naturalistiche ci sono anche le scienze umanistiche, l'antropologia, la storia, la psicologia,
via dicendo, no? Cioè, tutte quelle che hanno come campo la storia dell'arte, come campo appunto lo studio scientifico dell'uomo. La storia è studio scientifico della storia umana, no? E qui purtroppo devo chiudere, arrivederci.